parla di un regolatore sostanzialmente, perché si prevede di non passare per il tramite dell'assemblea cantonina, che pure insomma è competente in materia di urbanistica. L'unico flat di Valetto che rimane è costituito dall'obbligo per i privati che si avvalgono del piano casa di rispettare gli standard urbanistici, vale a dire che se vogliono aumentare le curature residenziali su una determinata area devono poi poter provvedere ai metri quadri prescritti per parcheggi, interni e servizi. Quindi a fronte di un aumento bisogna comunque rispettare determinati standard. In alcuni casi tuttavia questo piano scellerato prevede che cosa? Che i privati che non hanno la possibilità di garantire gli standard richiesti dalle normative possono avvalersi di parcheggi verde e servizi già esistenti, pubblici. Ad esempio, se occorre realizzare, essendo all'incremento residenziale dell'area, occorre realizzare un giardino pubblico di una determinata estensione di metri quadri e non ho la possibilità di utilizzare un'area propria, però per esempio davanti a casa c'è un parco pubblico, beh, si possono sostanzialmente riversare questi metri quadri in compensazione, si possono riversare su questo parco pubblico e ripeto, questa è un'area pubblica che viene utilizzata dal privato per compensare un'attività assolutamente privata effettuata nell'interesse del privato in spregio dell'interesse pubblico. Ovviamente questa è una cosa che noi riteniamo inaccettabile, ma gli standard pubblici peraltro non possono essere concessi in automatico perché essendo per l'appunto pubblici dovrebbero richiedere un'approvazione da parte dell'assemblea capitolina e quindi noi consiglieri che siamo stati eletti dovremmo poter votare ed esprimerci su queste attività, cosa che con questo piano casa non viene consentito. Per cui noi riteniamo che eliminare questa possibilità e quindi esautorare l'assemblea capitolina sia assolutamente un punto stracombattere e ci opponiamo quindi all'approvazione di questa delibera. Peraltro non capiamo perché alcuni partiti di maggioranza, tipo SEL e questa civica, cacciano su questo aspetto che mi sembra estremamente grave, estremamente grave. Quindi vi chiediamo di votare a favore di questo ordine del giorno. Grazie.